Come ogni giorno non può mancare una lavatrice. In realtà questa mattina ne ho fatte due. Ne ho fatto una prima con delle lenzuola di Vittorio e gli asciugamani. C'era anche una tovaglia, che in realtà è stata anche una volta, però ci era caduto il colore perché dopo due giorni ha colorato, quindi ho dovuto lavarla. E poi ce n'è una di panni chiari. Ho aspettato che fossero pronte entrambe, perché una è andata su mentre accompagnavo i bambini a scuola. Purtroppo oggi piove. Posso tenere le cose sicure perché si sta proprio bene. Il mio armadio, come potete notare, è aperto, perché quando la mattina faccio leggere la stanza sento a fare leggere anche l'armadio, soprattutto questi due tipi di letto. Adesso metto le collette un po' ovunque, non ce ne sarebbe bisogno, però comunque potrebbe esserci qualche filo di vento, quindi le cose cadono pure giù. La pulizia veloce del bagno, utilizzerò l'anticalcare per i rubinetti, lo sgrassatore al bicarbonato Chantecler per i sanitari e il quasar per fare i vetri, pezza per i vetri e dopo per il calcare e questa l'uso per i sanitari. Cambio asciugamani, faccio una passata veloce anche alla doccia e sono pronti gli amichetti di Giordana che ho utilizzato ieri per fare il bagno. Andiamo! Inizio passando lo sgrassatore sui sanitari. Io procedo sempre nello stesso ordine. Come vedrete, infatti, andrò prima a passare il lavabo, poi passerò alla vasca ed infine andrò a fare il bidet. Poi questa pezza finisce al secchio lavaggio, praticamente, e ne prendo un'altra per l'altro bagno. Per i water oggi, dato che siamo, diciamo, in procinto di fare una pulizia sommaria, utilizzerò le salviette igienizzanti. Utilizzo il Viacal diluito con acqua, come già avete visto, perché così riesco a lucidare bene la rubinetteria. Non dimentico mai di passare anche il portasapone, perché a volte ci può essere qualche fuoriuscita di sapone, e il bicchiere per gli spazzolini, che invece tratto settimanalmente con candeggino o Viacal all'interno, poi lo sciacquo bene e lo riutilizzo. Eccoci passati alla vasca, io ci metto un attimo, metto tutti i saponi dentro e poi li passo velocemente con la pezza prima di rimetterli a posto. Più che altro perché anche se ci troviamo in un bagno, spesso io mi trovo le cose ricoperte di polvere ed è una cosa che veramente mi dà fastidio. Adesso passiamo anche alla doccia, la faccio con delicatezza come vedete perché ho soltanto una mano libera purtroppo e potrebbe cadermi diciamo dal supporto.
decido anche l'asta, di solito non la tengo appesa qui perché è un po' scomodo per me andare fin qui sopra ogni volta a metterla, quindi tengo l'altro supporto per appoggiare il soffione della doccia dopo l'utilizzo. L'anticalcare è anche ottimo per lucidare le barre portasciugamano che difatti passo però con la pezza quasi ormai asciutta, perché non voglio lasciare nessun alone. Adesso passo al bidet, mi riservo di farvi vedere l'altro bagno perché la pulizia è praticamente la stessa identica. Adesso passo alla scrivania di Vittorio. È una cosa che faccio tutti i giorni. Sistemo la lavagnetta luminosa della quale purtroppo ho perso le altre lettere. Sono sicuramente in giro in casa ma non riesco più a trovarle. Dicevo, passo alla scrivania che è una cosa alla quale non posso proprio rinunciare, anche perché dato che c'è la TV e questo piccolo decoder della TIM fa molta polvere. Passo anche il settimino, che è sempre abbastanza macchiato perché è un punto di appoggio. Se fanno la merenda si appoggiano le carte, se fanno i compiti si appoggia i libri Vittorio, comunque è il punto di appoggio. Come vedete c'era anche il cellulare, diciamo, più gettonato della stanza. Poi passo a fare le mensole che si trovano sopra il letto. Questa è una pulizia sommaria, non farò tutta la stanza, però queste qui ci tengo perché non voglio che si accumuli polvere, dato che sono proprio a ridosso di dove dorme mio figlio. Come vedete ho ceduto alla mia mania praticamente di non volere peluche in camera e ho messo una piccola collezione di questi qui che hanno gli occhi giganti, che sono di entrambi i bambini. Li ho messi, dicevo, sopra al letto perché comunque il cestino dei peluche stava ormai scoppiando. Ed ecco una delle cose che odio di più fare ogni giorno, l'aspirapolvere. Metto la modalità media o minima per passare il tappeto, altrimenti se lo tira via non riesco a pulire. Praticamente cerco di passarlo tracciando delle linee verticali, vedete, ho messo la modalità media e si tira via l'angolo, quindi abbasso un attimo, ecco qui. Dicevo, cerco di tracciare delle linee verticali così che il pelo vada tutto nella stessa direzione e mi dia un aspetto più ordinato. Questa è una cosa che a volte ripasso anche con la scopa in silicone proprio per, diciamo, per stirare il pelo. Utilizzo spesso i piedi per spostare le cose, passo veramente in ogni angolo. Passo anche l'atrio, diciamo, fuori dalle stanze, il bagno, praticamente tutta la casa. Di solito faccio una pausa fra questi ambienti e il salotto, perché nel salotto c'è più quantità di pelo, ci sono molti mobili e quindi preferisco sempre prima passare la scopa al silicone per non riempire una quantità di industriale di sacchi della folletto, perché veramente il pelo del mio cane ingombra molto.
La mia stanza, anche quella che tantissimi peli, perché dove dorme Romeo? Ho anche tolto il suo tappeto che avevo appena lavato. Adoro la tessina che ruota questa qui del suo letto, perché come vedete io lo passo praticamente in ogni angolo. Siamo di pulizia sommaria, andrò a lavare con lo spray mop. Questo è il panno che ho appena ritirato da fuori. Apro un attimo per far arizzare, anche se si asciuga realmente in un attimo. E questo è lo spray mop che ho pagato 10 euro nel negozio tutto casa. Ho tolto il tappeto, lo vado ad applicare semplicemente, vedete, qui, ecco qua, è andato, non cade. Ho un comodo grilletto qui, al momento nel serbatoio ci sono un po' di acqua e ammoniaca. Vediamo se riesco a farvi vedere lo spruzzo, a quanta acqua equivale. Come vedete è pochissima. Comunque la stanza è abbastanza pulita e lo utilizzerò da me e dai bambini. Quindi nel caso sia molto sporco il panno, lo vado un attimo a sciacquare, perché purtroppo non sono mai arrivati al negozio i panni di ricambio. Cerco di non tralasciare nessuna zona, però non è un lavaggio, diciamo, completo oggi. E questa è veramente una pulizia veloce, che io nel giro di 1 ora e 30 riesco a farmi tutta la casa. Anche la mia stanza è fatta, e restando in tema di scope e scopettine, vi volevo far vedere appunto un attimo la mia nuova scopa al silicone, che ho dovuto cambiare perché quel piccolo cannibale del mio coniglio l'ha mangiata tutta. C'è anche lo Swiffer in mezzo, allora la devo tenere qui perché la mangia di nuovo. Difatti qualche setola è andata a farsi benedire, guardate qua, l'ho lasciata incustodita pochissimo tempo, al di là del pericolo. Guardate, mi piange il cuore perché ce l'avrò da un paio di settimane. Oddio, c'era qualche capello sotto, strano. Comunque costa circa 13 euro, l'hanno modificata, perché come vedete ha queste setole qui che vi faccio vedere sulla vostra sinistra praticamente, perché adesso riesce a pulire anche gli angoli ed è veramente fenomenale. Adesso la passo per tutto il salotto e poi passo l'aspirapolvere. La routine continua con un riordino generale, sposto tutte le cose che devo spostare nelle altre stanze. Quest'oggi non spolvero il salotto perché l'ho fatto ieri sera. Guardavo la TV, ahimè, forse non è ancora asciutto. Comunque ho da risistemare tutte le cose che ho utilizzato. Dei pezzi del bagno che devo spostare, che avevo sotto il lavandino. Praticamente io faccio un riordino generale. Adesso non posso entrare perché è ancora bagnato. E perché purtroppo ho dimenticato di aprire. Comunque riordino tutta la stanza e infine passiamo alla cucina, che tengo sempre per ultima.
le pulizie veloci terminano qui. Questa è soltanto una base. Difatti, l'unica parte che non avete visto, perché ho lavato delle verdure per pranzo, è che io dopo lavo anche la macchinetta del caffè, così sporco il lavandino una volta e per sempre, e lo lucido con un po' di aceto, semplicemente. So che comunque dopo dovrò fare i piatti, però intercorrendo comunque 4-5 ore. E spesso tendo comunque a conservare, non so, qualcosa che ho preparato per pranzo, per esempio delle verdure per me che sono un po' a dieta, oppure qualcosa per condire la pasta ai bambini, un sugo, un pesto, qualunque cosa sia, io lo trasferisco nei contenitori, così già posso lavare pentole, padelle e quant'altro. Vi dicevo, questa è una pulizia sommaria, è praticamente la base per dare una parvenza di pulito alla mia casa, così che io sia sempre a prova di ospiti, però ovviamente c'è un mondo da fare, come ben sapete. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia dato la carica e la motivazione diciamo, per fare quei piccoli gesti che servono per tenere in ordine la nostra casa. Come sempre aspetto i vostri commenti, le vostre reazioni, se vi è piaciuto mi lasciate un pollice in su, se non vi è piaciuto mi lasciate un pollice in giù, che vedo che ne becco tantissimi ultimamente. Comunque non vi dimenticate, se questo video appunto vi è piaciuto, di premere sul bottone iscriviti, subscribe, il pulsante rosso, così non vi perdete i prossimi, per attivate anche la campanella. Prendete la campanella, deve avere una sorta di apostrofi a destra e a sinistra, altrimenti non vi arriveranno le notifiche dei miei video. Però per chi vuole restare aggiornato, come sempre sotto nell'info box io vi lascio i miei contatti, la mia mail se volete scrivermi in privato, il mio Instagram potete contattarmi in direct come sapete, ultimamente ho un account privato per alcune questioni familiari, però comunque potete farmi tranquillamente la richiesta, magari l'accompagnate da un messaggio così so chi siete, come è già successo in passato e vi ringrazio perché siete tantissime. E altrimenti c'è anche la mia pagina Facebook, c'è tutto praticamente, è tutto. Vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video.